Buongiorno, non siamo in Alaska, anche se da come sono vestita può sembrare, ma oggi Seven Sisters, vuol dire le sette sorelle, e sono chiamate così perché sono sette scogliere bianche di gesso molto alte, una vicino all'altra, ed è per questo che vengono chiamate le sette sorelle. Abbiamo parcheggiato al parcheggio e anche qui è a pagamento per 2 ore 3 sterline, se invece più di 2 ore costa 4 sterline. Anche qui ci sono tanti sentieri, se si vuole seguire quello che va fino alla spiaggia oppure quelli che si va nel trail in alto per poterle vedere, per partire dalla prima e poi proseguire o decidere di vedere solamente la prima. Le Seven Sisters vengono usate tantissimo come controfigura in tanti film perché per le scogliere di Dover, quelle che abbiamo visto ieri, perché le Seven Sisters sono molto 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 più bianche e più sceniche delle scogliere di Dover, anche se quelle di Dover sarebbero le più famose. Per ora il sentiero mi è piaciuto molto di più, quello di Dover, molto più organizzato, cioè col sentiero, con le scritte e con il percorso dove già da subito si poteva vedere le scogliere. Ora siamo molto lontani, abbiamo attraversato questo sentiero con molto verde, molta campagna e anche dei laghetti carini, e adesso noi abbiamo lasciato il sentiero della spiaggia, che è quello di là che porta alla spiaggia, e stiamo salendo per andare a vedere dalla prima scogliera. Oggi c'è un vento della Madonna, anche se siamo a quasi fine maggio, c'è ventissimo, tutto grigio, nuvolo e fa freddo, quindi il drone anche oggi, ciao ciao drone, anche se volevo fare un po' di riprese, però è impossibile, cioè c'è un vento fortissimo qui giù, quindi immagino in altezza, e niente. Proseguiamo, comunque ci sono tantissime indicazioni anche qui, è che è un po' dispersivo, è un po' lontano da raggiungere. Per il resto andiamo a vedere questo spettacolo, andiamo! Sono nella terza sorella, alle mie spalle si vede la seconda che abbiamo appena abbandonato, adesso ho tutta la salita per andare proprio nella vetta della terza, quindi andiamo, caliamo la terza e vediamo che panorama ci sarà da lassù. Ci arrivati nella vetta della terza sorella, alla mia spalle ancora la seconda e la prima, e qua vediamo le prossime. Eccole qua, che spettacolo.
ancora riuscita a fare due o tre foto di numero proprio qui sulle scogliere. È iniziato a piovere anche oggi, non ci facciamo mai mancare la pioggia qui in Inghilterra. Noi intanto proseguiamo la nostra camminata sotto la pioggia. Ed ecco conclusa anche questa super gita alle Seven Sisters, promossissime, anche se a gusto mio mi sono piaciute di più le scogliere di Dover, sono anche le più famose, ma forse perché sono state le prime che ho visto, quindi le prime colpiscono sempre, ma sono bellissime anche queste, molto scenografiche, soprattutto hanno più ambientazioni, cioè a partire dalla camminata con i laghetti, i fiumi, poi si arriva comunque alla spiaggia e per dopo salire e attraversare queste sette sorelle che sono sette grandi colline. Allora io vi consiglio, quando iniziate dal parcheggio si parte e ci sono vari percorsi. Allora, se si prende quello tutto a sinistra si fa, e la strada è molto più lunga perché si fa tutto dalla parte alta, ci sono meno pendenze, quindi se siete poco allenati magari è più consigliato, è un po' più lungo e si va tutto dalla parte alta. Prendendo il percorso a destra invece, che indicano tipo il percorso spiaggia, è tutto piano all'inizio, dopo c'è a destra si va direttamente proprio alla spiaggia, invece a un certo punto si prende il bivio a sinistra e si sale, allora lì si inizia a salire. La prima è una bella salitina, bella tosta, e anche la prima sorella, cioè la prima collina, si fa sentire, infatti anche la più ventosa, almeno oggi abbiamo trovato veramente la più ventosa. Poi le altre sono più tranquille, sono molto belle, si sale, si scende, è ovvio che è consigliato l'attrezzamento tecnico, scarpe da ginnastica, però io vi dico che ve l'ho fatta anche con gli anfibi, quindi si può fare tranquillamente. Il parcheggio, prima mi sono dimenticata di dire che oltre al fatto che è a pagamento, al parcheggio chiude alle 9 di sera. E con una giornata di sole sicuramente sarebbero state ancora più belle, ancora più scenografiche, ma comunque con un tempo così è proprio inglese, quindi è proprio tipico inglese, molto caratteristico. E ho beccato un timidissimo sole quasi inesistente, nuvole, tantissimo vento e anche la pioggia con grandine come ieri a Dover. Io consiglio assolutamente di venire qui, sono molto comode da raggiungere anche da Londra oppure da Brighton, che è il posto più vicino, dove ci sono anche dei bus che fanno dei collegamenti per venire direttamente qui alle Seven Sisters, senza, se uno non ha comunque la macchina può fare tappa a Brighton e poi da Brighton prendere il bus per raggiungere il parcheggio delle Seven Sisters e poi comunque fare la camminata. Per arrivare alla prima, diciamo, sorella, andata e ritorno, calcolate almeno un'oretta, se non anche un po' di più. E poi è scelta vostra se volete arrivare fino alla settima o se godervi solamente la vista dalle prime. Quindi lì è scelta vostra, è tutto libero, potete appunto scegliere anche di tornare da un altro percorso o meno. Da questa bellissima esperienza io ne sono rimasta molto soddisfatta, la consiglio a tutti. E ci vediamo alle prossime avventure. Ciao!